Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo aver visto le impostazioni del controller, per andare a completare tutta quella serie di impostazioni di base di FIFA 23, andiamo a parlare delle impostazioni della telecamera, dunque della visuale di gioco. Oltre a dirvi ovviamente quelle che utilizzo io e che vi consiglio, vi vado a raccontare anche di quelle che sono più diffuse all'interno della community pro, con una chicca su una visuale di cui si è parlato in questi giorni che sembrerebbe dare un aiutino al gameplay. Innanzitutto, per poter modificare la vostra visuale di gioco, dovete andare dal menu delle impostazioni di gioco nella sezione visuale. Qui avrete due opzioni: la visuale giocatore singolo, che riguarda praticamente le diverse inquadrature sul campo, e poi le impostazioni della visuale, che possono essere predefinite o personalizzate e vi permettono di poter andare a modificare le due voci dell'altezza e dello zoom, che sono quelle che ci riguardano. Per il momento la lasciamo predefinita perché la prima visuale, che è quella che utilizzo io maggiormente, è proprio predefinita con tutti i parametri di base. Questa non è altro che una visuale che praticamente è abbastanza schiacciata sul terreno di gioco, orizzontale, abbastanza vicina ma neanche troppo lontana, che quindi vi permetterà di poter valutare bene gli spazi, soprattutto quando si tratta di dover attaccare. Ovviamente anche in fase difensiva vi permette di capire bene le distanze e di poter switchare bene, tuttavia presenta anche dei lati negativi perché non essendo così ampia e dall'alto non vi permette di vedere il campo nella sua interezza, quindi potreste sia perdervi qualche inserimento dei vostri giocatori sia ovviamente dei vostri avversari rimanendo scoperti. Quindi molto molto importante, se si utilizza questo tipo di visuale, diventa il radar perché vi permette di tenere traccia di tutti i movimenti dei giocatori sul campo. Quindi aiutatevi con lo schemetto sotto quando appunto vi ritrovate in diverse situazioni che non vi permettono di vedere con questa visuale. Altra visuale molto utilizzata è quella di tribuna stampa con impostazioni personalizzate, altezza 20 e zoom 0. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa inquadratura di gioco avrà un centro di visione innalzato rispetto al terreno e con lo zoom 0 sarà anche abbastanza lontano. Vedete che qui quindi sembra praticamente di guardare la partita dallo stadio e questa è una via di mezzo tra la visuale predefinita e una visuale che vedremo dopo che è ancora più lontana dal terreno di gioco. Questa qui vi darà la percezione di un gameplay discretamente veloce, non troppo lento, e vi permette di valutare bene soprattutto quelli che sono gli spazi da poter aggredire, specie con filtranti e lanci lunghi. Vi dà anche una visione d'insieme un po' più ampia su quello che è il terreno in fase difensiva e onestamente quest'anno io sto alternando tanto proprio la predefinita e la tribuna stampa perché sto cercando di capire quale tra le due per me è la migliore. Perché un'altra cosa fondamentale che dovete tenere a mente quando valutate la visuale è che non esiste per eccellenza una visuale meglio di un'altra, ma esiste la visuale con la quale ci troviamo noi. Quindi magari io mi trovo meglio con predefinita, Tizio si trova meglio con tribuna stampa e Caio si trova meglio con la visuale che vedremo dopo. Quindi non fatevi troppi complessi se magari vi trovate con una visuale che io non ho consigliato all'interno di questo video, perché qui io vi parlo di quelle con le quali mi trovo io e delle più diffuse tra i pro. Un'altra impostazione della tribuna stampa abbastanza diffusa è quella con altezza 18 e zoom 2. Quindi in questo caso siamo meno lontani dal terreno di gioco perché abbiamo zoom 2 e non 0 e soprattutto non ci troviamo nella massima posizione di altezza, ci ritroviamo quasi nel punto più alto. E come potete vedere qui la visuale appunto è un po' più bassa, un po' più ravvicinata e in questo caso è per quelli che magari preferiscono skillare, giocarsi 1v1 meglio e avere dunque una percezione migliore delle distanze tra i giocatori. Io non ci trovo questa gigantesca differenza tra le due e preferisco quella 20-0 che mi dà un po' più di visione d'insieme. Ultima inquadratura di cui vi voglio parlare è la co-op. Co-op anche in questo caso con parametri personalizzati e partiamo da altezza 20 e zoom 0. Quindi che cosa avremo all'interno del gioco? Praticamente con co-op è come se fosse dall'elicottero sopra lo stadio, perché avete praticamente la visione di tutto il campo. I giocatori vi sembreranno piccolini perché siete parecchio lontani e questa è la visuale adatta a chi vuole tenere tutto il campo sotto controllo. Il lato peggiore di questa, secondo me, è che il gameplay si traduce veramente in un qualcosa di percepito molto lento.
Quindi, onestamente, nonostante tra i pro sia veramente tanto utilizzata, perché appunto piace avere il campo di gioco sotto controllo, soprattutto negli ultimi due FIFA, dove filtranti sia alti che bassi sono tanto diffusi, io non mi sento di utilizzarla, perché prediligo invece la sensazione di un gameplay più rapido e voglio avere più sotto controllo le azioni da vicino, aiutandomi magari con la minimappa piuttosto che vedere tutto il campo nella sua interezza. Ultima impostazione, sempre della co-op, di cui vi voglio parlare, è quella personalizzata con altezza 10 e zoom 10. In questo caso vi sembrerà di avere stranamente, nonostante state utilizzando co-op, un gameplay un po' più rapido, pur comunque mantenendo quello che è il vantaggio di questa visuale, che è quello di avere appunto un focus più ampio sul terreno di gioco. Onestamente ho avuto modo di provare questo tipo di impostazione ed è vero, è un po' una co-op atipica, vi sembrerà anche di poter speed boostare un po' alla vecchia maniera, però anche qua mi sembra di essere un po' in una via di mezzo tra la co-op, quella con impostazione più elevata, una tribuna stampa e una predefinita, di rimanere dunque un po' in un limbo. Quindi, nonostante questa qui non sia niente male, io sconsiglio, almeno per quello mi riguarda, anche questa qua, a meno che non volete avere questa sensazione di gameplay più rapido con co-op, e di andare direttamente su tribuna stampa e su predefinita, che invece quei parametri lì le hanno di default. Ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere ovviamente nei commenti quale visuale tra queste vi convince di più, quali sono invece quelle che utilizzate voi, e già se utilizzate una di queste qui di cui vi ho parlato io. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. Abbiamo ricominciato a cannone con tutti i consigli in presa diretta. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto al vostro Liberoschi. Ciao.